Ben ritrovati, secondo appuntamento col Mini Basket News, che in questo caso è dedicato a un dettaglio molto importante della metodologia di insegnamento e di allenamento del mini basket, le funzioni cognitive, in particolare l'attenzione e la percezione. Prendiamo spunto da un tour di piccoli clinici che abbiamo realizzato in Sardegna con il contributo del Comitato Regionale Sardo, un piccolo tour nel quale abbiamo lanciato un messaggio, Mini Basket for Life. Mai come adesso Mini Basket for Life deve stare con noi e dovrà stare con noi quando potremo ritrovare la nostra quotidianità. Offrire ai bambini strumenti per poter entrare in relazione e comunicazione con il mondo che li circonda. Osserviamo insieme un gioco che fa parte di un quadro di competenze che ha come obiettivo l'adattamento e la trasformazione e come strumenti il palleggio passaggio e tiro. Vediamo che in questo gioco, per riuscire a risolvere il problema in modo efficace, sicuramente c'è bisogno di attenzione e percezione, che ricordo sono due funzioni cognitive. I quattro giocatori in angolo stanno giocando a rubapassi. In modo particolare guardiamo il giocatore che si trova a spalla canestro, che mentre gioca a rubapassi, quindi mentre mette in campo una visione di tipo frontale, deve anche vedere quando un suo compagno taglia per ricevere la palla e passargliela ovviamente in modo efficace. Quindi diciamo che mette in campo, oltre che una visione frontale, una visione di tipo periferico. Possiamo dire in sintesi che per quel giocatore riconoscere il movimento o il gesto efficace da effettuare, da realizzare, nasce sicuramente dal vedere. Affinché l'obiettivo della lezione sia perseguito, è importante che l'istruttore metta in campo le strategie giuste e attivi le funzioni cognitive come l'attenzione e la memoria dei bambini e la loro percezione. Che sia un gioco di potere o l'avvio di una partita, è importante che il bambino abbia sempre la consapevolezza di quello che sta accadendo, che sappia riconoscere la situazione, che sappia dove orientare la propria attenzione. Quindi, oltre che spiegare con chiarezza quello che è il compito, è importante che l'istruttore accenda le funzioni cognitive dei bambini con domande giuste. Chi ha il potere? Chi è che dobbiamo guardare? I difensori sono più vicini o più lontani rispetto a prima? Porre domande e porre situazioni di problema è la via giusta. Anche le situazioni di gioco devono aiutarci a confermare l'obiettivo della lezione. In modo particolare dobbiamo guardare il momento in cui si attiva la partita. È quello il momento in cui ci sono le capacità coordinative, ma ci sono anche le funzioni cognitive ed esecutive. Nel 4 contro 4 che vediamo, i ragazzi passano la palla alla fila di fronte e ruotano verso destra, ma devono altresì fare attenzione al fatto che i due palloni che si stanno passando non si scontrino tra di loro. Devono anche controllare le mani dell'istruttore, perché nel momento in cui l'istruttore chiama la palla inizia la partita di 4 contro 4, quindi attenzione, percezione e la capacità messa in campo è adattamento e trasformazione. Vi abbiamo offerto una piccola riflessione su un dettaglio importante, l'importanza delle funzioni cognitive, in questo caso attenzione e percezione, a supporto della possibilità dei bambini di risolvere i compiti che vengono loro assegnati. Abbiamo fatto spesso le classificazioni, presentato spesso le classificazioni di funzioni cognitive e funzioni esecutive. Bene, crediamo, anzi siamo convinti che sempre di più gli istruttori hanno consapevolezza di quanto l'utilizzo di queste funzioni dia un senso al nostro insegnare mini basket. Un mini basket fatto non solo per la pallacanestro, ma anche per far crescere persone. Il clinic è a vostra disposizione, non solo quindi quelle due cose che vi abbiamo fatto vedere, ma l'intero clinic è a disposizione sul sito Federazione Italiana Pallacanestro nella parte che riguarda il mini basket. A noi non resta che augurarvi buon mini basket for life.